Ciao a tutti, oggi prepareremo i biscotti al caffè. Il tempo di preparazione della ricetta è di 20 minuti circa più un'ora di riposo in frigo. Gli ingredienti sono farina di tipo 00, amido di mais, tuorli, zucchero semolato, burro, vanillina, caffè solubile, caffè liquido, lievito per dolci e latte. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero semolato. Chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimby per 10 secondi a velocità 10. Riuniamo sul fondo del boccale lo zucchero. Aggiungiamo il burro, le uova, l'amido di mais, la farina, il lievito per dolci, la vanillina, il caffè solubile, il latte e il caffè liquido. Chiudiamo con il coperchio e il misurino. E azioniamo il bimby per 40 secondi a velocità 5. L'impasto è pronto, avvolgiamolo nella pellicola trasparente e riponiamolo in frigo per almeno un'ora. Abbiamo ripreso il composto dal frigo, adesso rimuoviamo la pellicola trasparente e andremo a formare i biscotti. Prendiamo una parte, diamo la forma di una pallina, la schiacciamo leggermente con la mano e poi andremo a inciderla al centro per dare la classica forma del chicco di caffè. Proseguiamo così per tutto il resto del composto. Posizioniamo i biscotti su una teglia rivestita con carta da forno. Una volta formati tutti i biscotti, li cuoceremo in forno preriscaldato a 180 gradi in modalità statica per 13-15 minuti circa. I biscotti sono cotti, lasciamoli raffreddare prima di servirli. Biscotti al caffè. Grazie e alla prossima ricetta.